Ciao a tutti, sono Erika Patrucco, sono una trombettista e oggi sarò ospite a Contatto Culturale. Nuovo giorno, nuovo ospite. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Erika Patrucco. Ciao Erika. Ciao ciao. Erika Patrucco, giovanissima, classe 1997, trombettista. Come mai la tromba? Esatto. La tromba, diciamo che è una questione di famiglia, perché mio papà era trombettista, è stato trombettista nell'orchestra Rai di Torino e io sono nata e cresciuta in questo ambiente. C'è una foto di quando avevo 9 mesi in cui avevo su di me il trombino di mio papà, quindi era destino, tant'è che a 8 anni ho ceduto alle sue insistenze, ho iniziato a suonare e meno male che cioè, è stato bellissimo e tuttora accompagna ogni giorno della mia vita, ecco. Hai dei bei ricordi di quando sei piccola, magari che seguivi tuo papà in tournée o in concerti o quant'altro? Assolutamente sì, ricordo benissimo quando ero piccolina, tipo 6-7 anni. E lui mi portava a seguire le prove d'orchestra, in particolare i ricordi dell'Orchestra Giovanile del Piemonte con sede a Ivrea. Sì. E mi portava lì a seguire le sue prove e io mi sedevo tra di lui e tra il primo trombone mi portavo da leggere, da disegnare, perché comunque erano spesso 5-6 ore di prove, io ero piccolina. Però mi ricordo che ero super colpita, tant'è che lui mi prestava il suo telefonino, io li registravo, ero la mascotte dell'orchestra, andavo a fare le Ecco. fotocopie per tutti, mi regalavano il cioccolato, gli ovetti Kinder. Sei cresciuta quindi, diciamo, già all'interno di questo ambiente che in fondo è l'orchestra, una comunità, potremmo dire così. Sì, esatto. Per me è un ambiente assolutamente familiare, un ambiente caldo e che mi regala sicurezza. Bello, bello. E quindi dopo da lì hai cominciato i tuoi studi al Conservatorio di Novara. Sì, diciamo che ci sono arrivata un po' tardi, nel senso che io ho sempre studiato con mio papà privatamente, durante l'arco anche delle superiori. Io ho scelto di fare il liceo artistico perché un'altra mia grande passione è il disegno e la pittura, quindi ho sempre scelto di mantenere lo studio della tromba in via privata, ovviamente sfruttando la fortuna di avere il professore in casa. Dopodiché, dopo aver fatto la maturità, mi sono iscritta al Conservatorio di Novara, dove ho l'onore di suonare e di studiare col maestro Cassone. Questo strumento, che importanza ha nell'economia dell'orchestra? A mio parere è uno strumento che rafforza tantissimo quello che è il potere dei grandi brani sinfonici. Il momento in cui c'è più tensione in assoluto, c'è tensione e la tensione esplode dal momento in cui entrano gli ottoni e in vetta si sente lo squillo della tromba, squilli che poi diventano grandi temi e grandissime melodie, soprattutto nel sinfonismo del Novecento. L'orchestra come luogo culmine quindi anche della tua carriera, quindi tu hai in futuro un'idea di visione di entrare in orchestra, diciamo, o più di specializzarti nell'ambito del solismo? Io ambisco più di tu qualsiasi altra cosa ad entrare in orchestra, perché non perché non mi piace il repertorio solistico, anzi, soprattutto la musica francese, la musica romantica russa mi piace molto, ma l'idea del suonare in orchestra per me è fondamentale ed è proprio un momento, cioè io trovo incredibile come in gruppi grandi di 50, 60, 80 persone, 200 quando c'è il coro, riescono a fare una cosa tanto bella quando sono insieme e quando tutti hanno lo stesso obiettivo, la stessa idea. E questo è quello che mi affascina di più dell'orchestra, ovviamente oltre al programma che è Certo. bellissimo. C'è un politico venezuelano che forse conoscerai sicuramente, che è José Antonio Abreu, che anni fa inventò in Venezuela quello che è il concetto del El Sistema, quindi un concetto di educazione musicale incentrata sull'importanza dell'orchestra e in cui l'orchestra assume già un importante valore sin da subito, dall'infanzia, già dai bambini. Infatti formavano
queste formano tuttora queste orchestre infantili dove mediante il gioco si portava a scoprire la musica già però all'interno di un ambiente che era quello dell'orchestra. Per te, perché è così importante la musica fatta in gruppo? Per me è importantissimo perché l'orchestra in particolare può essere uno specchio di quello che è la società e il mondo in cui possiamo vivere, nel senso che in orchestra ci sono per esempio delle gerarchie da rispettare, per esempio quelle delle prime parti, ma non è una forma dittatoriale, nel senso che noi guardiamo alla prima parte come un esempio da seguire e per far sì che il lavoro collettivo esca meglio e questo per far sì di crescere e avere quest'idea della collettività come qualcosa di positivo, del lavoro insieme per riuscire in qualcosa di grande. In particolare poi coinvolgere i bambini in un lavoro di gruppo così importante, a mio parere, può solo far bene. In particolare per questo aspetto, ma poi appunto per avvicinarli allo studio della musica, che è una cosa che li porterà sicuramente a rendere meglio anche dal punto di vista scolastico, in quanto musicisti dobbiamo essere eclettici, quindi, e soprattutto dobbiamo imparare a rapportarci con tante persone e a rapportarci sempre per un fine superiore, ecco. Certo, ci hai portato un brano, che cosa che ci hai portato da sentire? Vi ho portato i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, trascrizione di Ravel. In pratica è uno dei brani la cui trascrizione per orchestra è diventata più famosa di quello che in realtà l'originale per pianoforte. Certo. E è un brano per me estremamente rappresentativo, perché sebbene io l'abbia fatto, l'abbia eseguito in un ambiente didattico del conservatorio, però questo è un brano che per noi trombettisti ha un'importanza, una rilevanza fondamentale, perché è un brano che ci chiederanno sempre in ogni audizione. Quindi aver avuto la possibilità di sperimentarlo in ambito didattico e portarlo fuori in concerto è stato magnifico ed è stata la riprova che io veramente voglio fare questo nella vita, è stato bellissimo. Bello. E quindi anche noi allora ci godiamo questa esecuzione di quadri di un'esposizione fatta, se non sbaglio, dal Conservatorio di Novara, giusto? Dall'Orchestra del Conservatorio di Sì, Novara. dall'Orchestra del Conservatorio di Novara per l'inaugurazione del Teatro di Tortona. Bene, grazie mille Erika, ti ringraziamo per essere stata qui con noi quest'oggi e ti salutiamo Grazie a voi. molto calorosamente augurandoti pieni successi nel tuo futuro orchestrale. Speriamo di vederti nelle più grandi orchestre dei prossimi anni. E noi vi salutiamo tutti e quindi vi lasciamo all'esecuzione di questo quadri di un'esposizione con l'orchestra del Conservatorio di Novara che potete trovare selezionando lo schermo in questo momento. Ciao a tutti!